Buongiorno, bentornati o benvenuti sul mio canale se siete qui per la primissima volta. Da dove arrivo io? La scuola inizia il 1° di settembre. Crollasse il mondo, può slittare di un giorno o due se il 1° di settembre è di sabato o di domenica, altrimenti il 1° di settembre tutti i ragazzi tornano a scuola. E avendo studiato per 10 anni in questo modo, mi è rimasta un po' come abitudine. Infatti, per me l'anno psicologicamente e spiritualmente inizia il 1° di settembre. Quindi, dopo le vacanze estive, dopo essersi rigenerati, si riparte con piene forze in un nuovo anno accademico, di vita, di quello che si vuole. Per cui quest'anno in realtà ho iniziato il 1° di agosto perché mi sono voluta dare un piccolo vantaggio sfruttando un po' le vacanze, un po' lo smart working, quindi avendo un po' più tempo a disposizione per acquisire delle nuove, sane e buone abitudini. Per cui ad agosto ho lavorato tanto sulla mia crescita personale, sui miei contenuti che condivido sui miei profili social, su Instagram, qui su YouTube e anche su TikTok, qualcosina mi sto muovendo piano piano, trovate sotto tutti i riferimenti. E poi, ovviamente, ho usato il tempo per studiare, per leggere qualche libro che avevo comprato e non avevo mai letto, per suonare il pianoforte. E adesso che inizia settembre e per me psicologicamente riparte il nuovo anno, vorrei sfruttare questa occasione per condividere con voi un po' delle cose che ho studiato, un po' delle nuove consapevolezze, parlando di un argomento di cui ho già parlato da queste parti circa un annetto fa. E siccome è cambiato tanto da quando ho filmato e pubblicato quel video, sia dentro di me che negli strumenti che ho acquisito per gestire questo tipo di cose, vorrei condividere il sapere e le conoscenze acquisite con voi, perché non si sa mai, può tornare utile a qualcuno. Ammetto che il primo approccio, il primo avvicinamento, il primo passo verso questo tipo di contenuti, verso questo tipo di libri è avvenuto per me con l'aiuto degli algoritmi dei social, di Instagram, di YouTube. Probabilmente io, mettendo like o guardando più spesso un certo tipo di contenuti, gli algoritmi hanno capito che a me interessavano quegli argomenti là e quindi mi hanno fatto capitare tra le mani alcuni libri, conoscere alcune persone e scoprire nuovi modi di vedere e fare le cose. Detto ciò, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando nello specifico del mio trauma, chiamiamolo così, di che cosa mi ha portato e quale evento mi ha portato a cambiare completamente, rivedere tutti i miei standard e il modo di fare le cose. Avevo già parlato di tutto questo nel dettaglio con anche un po' di storytelling in un video precedente, quello di cui parlavo prima. Quel video non l'ho riguardato prima di iniziare a filmare questo video, proprio perché vorrei evitare di farmi condizionare da quello che ho raccontato 10 mesi fa. Guardando indietro sul percorso e sui progressi fatti, sento di aver migliorato molto, di essere cambiata tanto e di essere molto distante da quello che ero 10 mesi fa, dalla persona che ero 10 mesi fa. E quindi, se volete andarlo a vedere, vi lascerò qui il link qua sotto nella descrizione. Ma comunque, oggi prendiamo questo stesso argomento per riparlarne da un altro punto di vista. Quello che mi sento di dire sul video precedente è che arrivava da un punto in cui avevo ancora tanto rancore dentro di me, sentivo tanto dolore dentro, soffrivo ancora tantissimo
Infatti mi sono commossa, se non ricordo male, in più di un'occasione, perché ero ancora molto fragile e stavo solo iniziando questo percorso di guarigione. Oggi mi sento di parlare da un punto di vista un po' più distaccato, non nel senso di esperienza perché è tutta mia, però riesco ad analizzarlo in maniera un pochino più oggettiva, senza alcun tipo di rabbia o di rancore. Infatti, a distanza di quasi 2 anni da quegli eventi traumatici, sento di poter parlare senza un peso che mi schiaccia il petto, senza rancore e senza rabbia verso le persone coinvolte in tutto questo. Le cose di cui stiamo parlando esattamente in maniera proprio oggettiva e in ordine cronologico sono: mio papà finisce in ospedale in fin di vita, la relazione di quasi 8 anni, la più lunga di tutta la mia esistenza, viene chiusa, definitivamente viene messo il punto da lui. In seguito a questi due eventi devo tornare a casa di mio papà. Queste sono le tre cose che sono successe nell'arco di meno di un mese. Questo è l'arco temporale. Quindi tre eventi che mi hanno scombussolato completamente l'esistenza, mi hanno lasciata KO, ero a terra e non riuscivo più a ragionare, a funzionare, andavo avanti per inerzia perché c'era bisogno di andare avanti, c'era bisogno di andare avanti per papà che era in ospedale, c'era bisogno di andare avanti perché si va avanti. Per lo spirito di sopravvivenza, comunque, che vive dentro di me, e perché sotto sotto, dentro di me, c'era sempre questa cosa che sentivo che prima o poi sarebbe passata. Non sapevo quando, però sapevo che sarebbe passata. Continuavo a piangere e a disperarmi per un mese, ho pianto tutti i giorni. Tutti i giorni, più volte al giorno, di continuo, piangevo. Era una fontana, un fiume. Però sotto sentivo che sarebbe passata. Infatti continuavo nei giorni in cui pregavo verso un potere supremo, pregavo per superare quanto prima tutto questo, per saltare quel momento lì, quella sofferenza, perché sapevo che prima o poi sarebbe arrivato un momento più sereno in cui sarei riuscita a star bene e non vedevo l'ora che arrivasse quel momento, perché in realtà non volevo fare tutto quello che poi ci ho messo 2 anni a fare. Mi stavo trattenendo quindi dal fare questo lavoro che poi sono stata costretta e obbligata a fare dal percorso che poi ho dovuto prendere, ho dovuto seguire. Un'altra cosa che vorrei mettere sul piatto è il perché questi tre eventi mi hanno toccata così tanto, mi hanno scombussolata così tanto, mi hanno ferita così tanto. E i motivi sono perché avevo idealizzato troppo le persone, mio papà o lui, il mio ex, le aspettative che avevo erano veramente alte, quindi per me il futuro era già disegnato nella mia testa, avevo già in mente le cose che sarebbero dovute succedere, quando e come, e in tutto quello che facevo cercavo la perfezione. Quindi volevo essere perfetta, non c'era margine di errore, non potevo fare alcun sbaglio di percorso, doveva esattamente andare tutto come era scritto. Dove non si sa, qua nel mio cervello, perché si tratta sempre delle aspettative che scriviamo per noi stessi. Non c'è un modo in cui le cose devono andare. Le cose vanno come vanno, ti ci puoi impegnare per farle andare in un certo modo, puoi lavorare per
darti degli strumenti giusti per affrontare un certo tipo di vita, però poi le cose sono un po' fuori dal nostro controllo. La vita va un po' con il suo corso e a volte, e qua alzo le mani, l'ho realizzato con fatica e dopo aver sbattuto la testa diverse volte, a volte è anche bello lasciarsi stupire. Senza programmare, senza aspettarsi niente, è bello prendere quello che arriva. Prendere quello che arriva, lasciare che ci modifichi, seguirlo e vedere dove ci può portare. Magari nasce qualcosa che non ci aspettavamo e questa cosa si rivela anche favolosa. Prova è che per quanto io abbia immaginato, programmato e sperato per un certo tipo di futuro per me a 30 anni, la vita mi ha messo di fronte ad un altro tipo di realtà. Siccome le cose non arrivano mai a caso, il motivo per me, anzi, i motivi per me per dover affrontare un'esperienza del genere o delle esperienze del genere erano tanti. Ero immatura spiritualmente, lo sono tuttora, però ci sto lavorando. Sto lavorando alla mia crescita spirituale e personale. Avevo troppe certezze e troppe convinzioni solidissime, proprio dentro la mia testa c'erano tutte queste certezze su cui basavo la mia esistenza, che in realtà, se guardo indietro, era proprio folle da parte mia costruire la mia esistenza su queste basi. Poi avevo riposto tutte le mie forze dentro gli altri, quindi tutto il mio coraggio, tutto quello che potevo fare arrivava dall'altro, dal mio papà, dal mio ex, dalle altre persone che mi stavano intorno, quindi in loro assenza io non potevo farcela da sola. E poi, avendo vissuto questa relazione lunghissima nei miei 20 anni, mi sono preclusa tutta una serie di esperienze che si fanno quando si ha 20 anni e tutta questa serie di cose, gli elementi hanno portato a quello che poi è successo, perché a parte l'incidente che è successo a mio papà, quello è successo a lui, ma poi ha toccato anche me, tutto il resto, tutto quello che è accaduto, anche questa relazione che è scoppiata, è frutto anche di quello che ero io, di quello che avevo lavorato per essere, quello che avevo messo sul tavolo, quello che avevo messo dentro la relazione. Quindi, a distanza di tempo, mi rendo conto di quello che ho fatto io di sbagliato per portare a quello che poi è successo. Quindi, in quel momento là, io mi sono proprio sentita buttata a terra perché in pochi attimi sono crollate tutte le certezze che avevo. E tutte le certezze su cui si poggiava la mia persona. Come dicevo, le cose che mi hanno fatto andare avanti, i primi mesi, che sono stati davvero i più duri, sono state quella consapevolezza che prima o poi sarebbe passata. Il lato positivo, che è stato quello di ritrovarmi a vivere con mia sorella, che non conoscevo come persona. Un'altra cosa che mi ha aiutato ad andare avanti è stato quello di dire: ok, ho fallito tutto, di questo poi ne riparliamo dopo, di questa parola qua, però la uso in questo momento di proposito. Ho fallito. Quello che penso o che voglio non vale più niente. Non mi posso più fidare di me, di quello che mi piace, di quello che voglio, di quello che credo, delle mie convinzioni, e quindi mi affido agli altri. E per un annetto circa ho vissuto in balia dell'altro, quindi
mi sono abbandonata totalmente a quello che volevano gli altri. Se venivo invitata da una parte, ci andavo. Se qualcuno diceva "Ma perché non facciamo questo?", lo facevo. Se qualcun altro mi diceva "C'è questa opportunità qua, prendila", la prendevo. Quindi per un anno e qualcosina di più ho sperimentato. Ho lasciato agli altri di decidere per me che cosa dovevo fare, perché da una parte non avevo le forze per decidere, quindi non mi mettevo ad organizzare nulla, non programmavo nulla, non sceglievo di fare nulla. Sono stata, diciamo, passiva dal punto di vista del decidere per me, ovviamente nel limite, perché non sono andata a mettermi proprio in situazioni troppo pericolose per me stessa, perché un minimo di testa mi era rimasto ancora. Però per il resto ho voluto proprio vivere quest'anno nell'esperienza, nella scoperta, nel imparare dagli altri come fare, perché stavo uscendo da anni di vita in cui non avevo vissuto molte cose, per cui non sapevo proprio cosa volesse dire esistere al mondo. Cosa banalissima, però era così. Vivevo appunto dentro questa mia bolla, dentro queste mie convinzioni, questo mio posticino sicuro, lontana da tutti, e quindi non avevo minimamente idea di cosa voglia dire stare al mondo. E questo in senso positivo, non in senso negativo, nel senso che sono sempre stata una persona rispettosa, educata. Però a volte le mie convinzioni mi portavano ad essere dura con gli altri. Il fatto di pretendere tanto da me mi faceva pretendere tanto anche dagli altri. Il modo in cui trattavo me stessa, e quindi con rigidità, con tantissime altissime richieste e standard improbabili, pretendendoli da me, li pretendevo anche dagli altri. E questo ha comportato ovviamente ad essere un po' isolata e sola, e quindi questa occasione mi è servita per aprirmi all'altro, aprirmi al mondo, aprirmi a quello che c'è fuori da me e non vivere solo quello che c'era dentro di me e nella piccola cerchia che mi ero creata, la mia piccola cerchia sicura e piena d'amore tossico. E qui la parola tossico lo uso di proposito, perché questo poi ci riconduce al lavoro che ho dovuto fare in questi quasi 2 anni, perché in primis mi sono ovviamente aperta alle esperienze, agli altri. Questo però spesso mi ha portata a rivivere le stesse esperienze, perché ovviamente dovevo imparare, dovevo scoprire qualche cosa che ancora non avevo scoperto, non avevo capito, non avevo imparato. E torno a quello di cui parlavo prima, il fatto di condividere per magari aiutare qualcuno a trovare la propria strada, cercando, mettendo like e consumando di continuo questi contenuti, a proposito di relazioni terminate, momenti dolorosi da affrontare, traumi. L'algoritmo di Instagram ha portato tra le mie mani un libro, che è stato proprio una manna caduta dal cielo. Il libro si intitola esattamente, leggo per non sbagliare, Psychopath Free: Recovering from Emotionally Abusive Relationships with Narcissists, Sociopaths and Other Toxic People. Titolo molto forte, però ha catturato la mia attenzione. Mi ha fatto domandare perché questo algoritmo mette tra le mie mani questo libro. Sono andata a leggere quindi l'indice e un estratto, e già dalle prime pagine avevo capito che lo dovevo leggere. Il titolo in italiano è "Questo amore fa male: come salvarsi dalle relazioni distruttive e tornare a vivere".
di Jackson Mackenzie. Questo libro qua l'ho letto nel giro di 2 giorni, non riuscivo a staccarmi da questo libro, lo leggevo proprio in ogni istante libero, perché avevo trovato finalmente qualche cosa a cui aggrapparmi. E finito di leggere questo libro qua, avevo smesso, chiuso completamente ogni tipo di contatto con il mio ex o quello che mi poteva portare a vederlo, quindi persone che magari postavano cose, foto con lui, e quindi ogni tipo di contatto l'ho eliminato. Ho bloccato lui sui social, su tutti i social, ho eliminato e archiviato tutti i contenuti che avevo pubblicato con lui, proprio come forma di difesa per me stessa, per cominciare a camminare su questo cammino della guarigione. Di base il fatto è questo: quel libro mi ha aperto gli occhi. Erano mesi che stavo cercando disperatamente un perché. Stavo cercando un perché sono stata lasciata in quel modo, perché questa relazione è finita, perché proprio in quel momento, perché proprio con quelle modalità, e non mi davo pace. E quel libro è servito per darmi i primi perché. Nonostante si parli di argomenti abbastanza seri e in cui analizzare comportamenti dell'altro che magari non sono proprio dei migliori e sono tossici, mi ha fatto cominciare a farmi delle domande anche su di me. Quindi ogni comportamento tossico o sbagliato che veniva spiegato, raccontato, dipinto in questo libro, io non l'ho applicato solo all'altro, ma l'ho applicato anche a me stessa. Quindi mi sono messa sul tavolo degli imputati in prima persona e non dopo. Prima io, dove ho sbagliato io, dove devo imparare, che lezione devo imparare. E ammetto che per i primi tempi quel libro mi è servito un po' da cerotto. Mi ha messo un cerottino sul cuore, sull'anima, e mi ha fatto capire che, ok, non proprio tutto dipende da me. E quindi per quanto io abbia costruito bene e fatto il possibile per avere un futuro bellissimo, non è per forza quello il futuro bellissimo o il più bello che potevo desiderare per me. È quello che potevo vedere in quel momento. E questo libro mi ha aiutato ad andare avanti per un po'. Questo tempo poi è servito per cominciare a farmi delle domande. Quindi, mentre prima cercavo risposte e cercavo proprio disperatamente una risposta, un perché, questo libro ha messo in moto una valanga di domande che mi sono continuata a fare e cercato di fare. Cioè, ho continuato a cercare domande da farmi su di me, sulla mia esistenza, sul che cosa voglio fare, sul che cosa non voglio fare, su chi sono, perché evidentemente non avevo minimamente idea. E ovviamente questi eventi qua, questo evento nello specifico, ha dimostrato che io in prima persona non ero pronta per vivere quel tipo di relazione e che c'era qualcosa di profondamente sbagliato in quella relazione. Ammetto, confesso che per i primi tempi ho pensato di aver sbagliato io, sì, però davo di più la colpa a lui, ma qui entrano in gioco tutte le altre cose che ho studiato e su cui ho lavorato nell'anno.
perché ovviamente mi è capitato di incontrare altre persone, entrare in altre relazioni, qualcuna più breve, qualcuna più lunga, incontrare persone, avere a che fare con persone, e spesso mi sono ritrovata con le stesse sensazioni, come se cercassi sempre lo stesso tipo di persona inconsciamente e ricreassi sempre la stessa situazione per trovare una via d'uscita. E questo giro l'ho ripetuto più e più volte fino a quando non ho imparato la mia lezione, fino a quando non ho imparato che io non ho il potere di cambiare nessuno e non devo cercare di fare. L'unica cosa che devo cercare di cambiare, passatemi il termine, su cui lavorare, migliorare e portare al massimo delle proprie potenzialità sono io e nessun altro, perché l'altro, se vuole cambiare, lo farà, ma è un lavoro tutto suo, non è un lavoro che spetta a me. Da qui mi collego ad altri libri che poi ho scoperto successivamente e che stanno completando un primo giro di questo percorso, perché adesso, arrivata qui, so che non mi posso fermare qui. So che c'è di più da imparare, da scoprire, per cui probabilmente tornerò a parlare di questo argomento. Ma oggi sono arrivata a leggere altre due, no, non mentirò, i libri sono tre, quindi per un totale di 4 libri. Gli altri libri di cui vi voglio parlare sono questi. Numero 1, nell'ordine sempre. Non voglio più piacere a nessuno. Questo l'ho letto in versione audio, quindi l'ho ascoltato. Il libro è di Maria Beatrice Alonzi e anche qui Instagram ha messo tra le mani, ha reso possibile la lettura di questo libro. E questo libro qua, che dal titolo molto provocatorio, in realtà insegna un sacco di cose molto molto utili, tipo come smettere di avere troppe aspettative, come smettere di modificarsi per piacere agli altri e come farlo per in realtà raggiungere quello che siamo portati e destinati a fare, come trovare gli strumenti giusti per lavorare su se stessi e come sbarazzarsi da comportamenti tossici e sbagliati che noi stessi abbiamo. Questo libro per me è stato rivelatorio. L'ho iniziato a leggere in viaggio, ho messo l'audiolibro mentre ero alla guida e in partenza per le vacanze, e dopo le 3 ore di ascolto, che non erano il libro completo, però l'ho terminato diciamo in un giorno di spostamenti, questo libro ha cambiato profondamente il mio modo di vedere tutto quanto, anche me stessa, e mi ha dato degli strumenti veramente utili per poter analizzare dove quello che faccio mi limita e perché faccio queste cose che poi mi limitano, perché ho degli atteggiamenti o dei comportamenti che mi portano costantemente a sbattere la testa, perché non riesco a superare alcuni ostacoli, perché spesso ci sono delle cose che abbiamo dentro la nostra memoria, la nostra testa, dentro il nostro inconscio, delle esperienze che abbiamo acquisito nel passato, di cui nemmeno ci rendiamo conto, ma che condizionano la nostra persona. E questo libro ha aperto una voragine, un abisso, un mondo bellissimo che stavo completamente ignorando, nel senso che non conoscevo. E mi ha aperto un mondo di potenzialità,
un mondo dove in realtà è tutto nelle mie mani, queste qua, e di nessun altro. Questo concetto è stato veramente empowering. Mi ha dato una forza incredibile, mi ha dato una consapevolezza incredibile. E questo libro, insieme a tutto il viaggio che ho fatto, perché sono partita da sola per 8 giorni per le mie vacanze, mi ha fatto realizzare che sono grande, sono una persona adulta, sono responsabile di me stessa e sono responsabile di quello che faccio, delle scelte che faccio, delle decisioni che prendo e di come va la mia vita. Ma non nel senso che devo controllarla per avere degli esiti, no, però sono responsabile di quello che faccio in questo momento. Quindi, se sto facendo un'attività e non la voglio fare, non mi va di farla. Non voglio mangiare una cosa, non voglio bere una cosa, non voglio stare in compagnia di qualcuno, oppure voglio stare in compagnia di qualcuno. Dipende tutto da me, non dipende dall'altro, dipende da come mi pongo e da quello che voglio per me. Nessun altro mi può dare o togliere queste cose. E questa cosa, questa consapevolezza mi sta dando una forza incredibile. Un altro concetto fondamentale su cui questo libro mi ha aperto gli occhi è quello delle colpe, perché c'è stato un periodo in cui era tutta colpa mia di quello che è successo e non ha portato niente di buono, o meglio, ha portato il mio cercare di vedere dove ho sbagliato, di capire che cosa potevo fare di meglio per evitare l'esito a cui sono poi arrivata. E poi c'è stato un periodo in cui era tutta colpa dell'altro e quindi tutto quello che è successo di brutto era colpa degli altri. E anche questo ha aiutato a vedere dove io invece ho fatto qualcosa di buono e bello e gli altri mi hanno trattata male, però non è proprio tutto così bianco o nero. Perché poi, infatti, questo libro lancia questo concetto qua. Non è colpa di nessuno. Il concetto di colpa è proprio una cosa che dovremmo sradicare dal nostro cervello, a meno che non si tratti proprio di un male che fai a qualcuno volutamente, perché se no, di base, tutti noi agiamo, si spera o si pensa nel migliore dei modi possibili, nei nostri migliori interessi e nei migliori interessi dell'altro. Quindi quando facciamo, diciamo una cosa, lo facciamo per il nostro bene e per il bene degli altri. E quindi se noi pensiamo a, oh mio Dio, in passato ho fatto questo, questo, quest'altro, ho sbagliato, se avessi fatto diversamente, probabilmente adesso sarei da un'altra parte. La cosa fondamentale è che in passato non avevamo gli strumenti che abbiamo oggi per poter analizzare quella cosa in quel modo e dire avrei potuto fare così. No, non potevi fare in quel modo perché non eri ancora a conoscenza, non eri ancora consapevole di poter fare quelle cose, di poterti comportare in un determinato modo. Quindi ti comportavi e sceglievi o sceglievo nel modo migliore in cui sapevo fare. Oggi, ora posso fare diversamente perché ho fatto un percorso, ho acquisito delle nuove conoscenze e consapevolezze che mi portano a poter agire diversamente e rispondere diversamente a quello che capita. Un altro libro che ho preso insieme a questo è questo qua, sempre di Maria Beatrice Alonzi, che seguo appunto su Instagram, e aveva pubblicato un post che
aveva svegliato la mia curiosità. Quindi mi aveva proprio toccato in quel punto in cui io cerco di fare cose, o no, cercavo di fare cose per compiacere agli altri. E quindi sono andata a comprare i suoi libri per approfondire. Questo libro qua poi è stata la seconda mattonella. La seconda mattonella e la seconda spinta nel vuoto di cui avevo bisogno. E ho amato ogni pagina, perché ci sono dei momenti in cui ti tira certi schiaffi che però sono piacevoli perché ti risvegliano. Si parla di come smettere di autosabotarsi, come smettere di aver paura, come smettere di proiettare le aspettative, come smettere di avere troppe convinzioni o limitarsi anche sperando troppo in un certo esito o rimanendo ancorati al passato. Questo libricino qua, mi sento di dire, è il regalo più bello che potete farvi per iniziare settembre. A livello pratico, proprio per darvi un'idea tangibile di quello che è stato l'effetto di questo libro su di me, proprio così a primo impatto, poi in realtà sotto sta lavorando a tante altre cose, però sul momento mi ha fatto fare un'esperienza che io mai pensavo di fare in tutta la mia vita. Sono sempre stata un po' fifona, di fare alcune attività un po' pericolose, tipo a scuola avevo sempre paura di saltare la cavallina, mai saltata in vita mia. Al mare o in piscina avevo sempre paura di fare i tuffi, mi tuffavo magari o a bomba o a candela, ma mai di testa perché ero terrorizzata. Io non potevo fare una cosa del genere, mai nella vita. Però quest'estate, prima di andare al mare, avevo detto, io vorrei tanto, mi piacerebbe tanto farlo. È una cosa, un'esperienza che voglio imparare a fare. Però non avevo mai trovato il modo, il perché e il come farlo. Avevo finito di leggere questo libro in spiaggia e quello stesso giorno avevo prenotato un'esperienza col traghetto che ci portava nella spiaggia delle due sorelle, nel Conero. E lì, dopo aver nuotato un po' tranquillamente, ho visto che c'erano dei ragazzini che si stavano tuffando. Questi ragazzini, 10-12 anni, bellissimi. C'era poi uno che si tuffava di testa in una maniera proprio incredibile. Era bellissimo da vedere. Era proprio una cosa favolosa. Io vedendolo quanto era bello nel tuffarsi, nel lanciarsi così proprio libero, sono andata proprio senza pensarci due volte. Gli ho chiesto: ma com'è che fai? Me lo insegni? Ho proprio tanta, tanta voglia di impararlo anch'io. E lui, con tutta questa apertura verso il mondo, mi ha detto: certo! E si è messo lì d'impegno e mi ha insegnato come tuffarmi. Ma io, la prima parte, che era la paura di farlo, l'avevo già sconfitta. Quindi la parte più importante, che erano il 99% prima del salto, l'avevo fatto con questo libro qua. E quindi, dopo mi fai vedere come si fa e mi spieghi come si fa, sono passati 60 secondi e io mi sono tuffata di testa. E dopodiché ho visto che era bellissimo e ho continuato a farlo tipo per un'ora, finché non è stato il momento di andare via da lì perché il traghetto stava tornando, doveva tornare indietro. Avevo la pancia rossissima perché ovviamente non ero ancora e non sono ancora super capace, ma intanto ho imparato a tuffarmi. Ho sconfitto quella paura, insieme a quella tante altre paure. Anche il mettermi qui
davanti a voi a parlare di queste cose in questo modo e con questa oggettività. Ieri o una settimana fa probabilmente avrei avuto tanta paura e non l'avrei fatto. Oggi lo faccio perché mi sento di poterlo affrontare. Non c'entra il non mi importa di quello che diranno, penseranno gli altri. Anche se anche quello è un lavoro che ho fatto con questi due libri, il non voglio più piacere a nessuno e il libricino della felicità. Comunque so che se voglio fare una cosa, finché questa cosa non fa del male a nessuno, io la posso fare. E questa è la consapevolezza più grande che mi hanno dato questi due libri. Arrivo al quarto libro, che è il libro più difficile, più complesso, perché è scritto da uno psicologo e con termini un pochino più importanti. Infatti mi manca ancora un pezzo da finire, però lo voglio includere perché questo è stato un punto di chiusura e di inizio, di partenza, di nuova partenza fondamentale. Il libro è di Michele Mezzanotte. Il vero amore non è un mito. Il non e tra parentesi di proposito. Liberati dalle relazioni tossiche. Perché dico che questo libro, mamma mia, mi vengono i brividi, perché questo libro mette un punto? Perché ritorna e si ricongiunge con il punto di partenza, che è quello del Psychopath Free, quindi il libro in cui ho letto delle persone tossiche e dei comportamenti che hanno le persone tossiche e come liberarsi da quelle persone tossiche. Qui invece viene introdotto un concetto molto diverso, le relazioni tossiche. Questo libro qua è importante ed è proprio un dizionario che è fondamentale per la mia crescita, perché mi sta dando un sacco di nozioni di cui non avevo minimamente idea. Ovviamente queste cose, che sono le cose di cui è fatta la nostra vita, le relazioni, non ce le insegna nessuno. Qualcuno di noi, se è più fortunato e ha dei genitori che hanno tempo, la preparazione giusta, e gli strumenti giusti, l'educazione giusta per parlargli in modo più costruttivo e prepararlo alle relazioni, parte avvantaggiato. Altrimenti siamo lanciati nel mondo senza gli strumenti giusti per affrontare la cosa di cui è fatta la nostra esistenza, le relazioni, perché noi umani esistiamo in rapporto con gli altri. E questo libro qua toglie un peso importantissimo, toglie un peso fondamentale, perché siccome io non sono uno psicologo, una psicologa, non sono una persona specializzata nell'argomento, e fino a prova contraria, fino a che una persona che è stata parte della mia vita, una qualsiasi persona, che aveva magari degli atteggiamenti, dei comportamenti tossici, non viene diagnosticata come sociopatico, psicopatico o narciso, anche se per puro caso io possa azzeccare uno di questi tratti, ma fino a quando una persona specializzata nell'argomento non definisce o non dichiara che quella persona soffre di un certo tipo di disturbo, non sta a me dirlo. Non sono io che posso diagnosticare né me né l'altro. E fino a quando l'altro o gli altri che hanno avuto degli atteggiamenti
indubbiamente tossici nei miei confronti, ma anch'io ne ho avuti degli altri nei confronti di queste stesse persone. Questo libro apre il concetto di relazioni tossiche, e cioè quando questa tossicità, la mia in primis e quella degli altri, nasce dal nostro incontro. Quindi io sono una persona sana e capace di intendere e volere, l'altro lo è altrettanto, ma nel nostro incontrarci, nel nostro unire le nostre esperienze, le nostre aspettative, i nostri sogni, il modo in cui siamo stati cresciuti, rende la relazione tossica. E questo libro mi sta dando gli strumenti per leggere quali dei comportamenti che ho avuto e quali dei comportamenti che ha avuto l'altro hanno portato alla tossicità di una determinata relazione. E qui ovviamente non mi riferisco solo alla relazione, quella famosa, no, mi riferisco a tutte, perché a questo punto entra in gioco tutta l'esperienza che ho acquisito negli anni, perché a questo punto c'è qualche cosa di sbagliato che prima non avevo gli strumenti giusti per analizzare, ma adesso fortunatamente, avendo letto, avendo studiato dall'esperienza o l'esperienza, o essendomi messa di fronte a questo nuovo modo di guardare e vedere, ho modo appunto di capire come in futuro evitare di portare a esiti simili, o come evitare di rendere nuovamente una relazione tossica. E questi quattro libri mettono nelle mie mani una forza incredibile, il potere di riuscire a costruire una relazione con chiunque, solo se lo voglio, solo se è quello che desidero, ovviamente. Nel senso che potenzialmente e tendenzialmente, se noi abbiamo la preparazione giusta e facciamo il giusto lavoro su di noi, possiamo convivere con chiunque. Perché l'altro non è il nostro nemico, è il modo in cui ci rapportiamo che può rendere la nostra convivenza distruttiva. E quindi, adesso che ho acquisito maggiore consapevolezza, quando mi devo rapportare o entrare in relazione con una persona, mi posso domandare: questo tipo di relazione che può nascere con questa persona è il tipo di relazione che interessa a me, che vorrei costruire o che vorrei per me? Sì, allora devo o non devo comportarmi in questo, questo, quest'altro modo per poter convivere con l'altro. E questo non significa di limitarsi. Questo significa di sfruttare in modo intelligente le parti belle di noi e gestire in modo altrettanto intelligente le parti brutte di noi, perché le parti brutte di noi sono quelle che ci fanno crescere, sono quelle che ci fanno acquisire esperienza, sono quelle che provocano i punti di rottura dai quali ricominciare. Come il muscolo, che quando nell'allenamento si rompe, ha bisogno di nutrimento, dopo il nutrimento si ricostruisce e cresce ancora più forte. E su questa nota chiudo questo video, che è diventato lunghissimo, ma era necessario e indispensabile per parlare di tutti questi argomenti in questo modo così approfondito.
E spero di avervi portato a riflettere un po' su quello su cui dovreste migliorare o di avervi ricordato quelle cose su cui dovete lavorare. Io intanto sto smettendo di cercare di modificare gli altri. Mi sto impegnando molto a lavorare su di me, per cui anche questo video qua vuole essere una testimonianza di quello che sto facendo io per lavorare su di me, per crescere spiritualmente, personalmente e per imparare a darmi e trovare il valore giusto per me e quello che so fare. E nella condivisione con voi spero di dare quella piccola speranza o quella piccola spinta che quando ho avuto bisogno io, è arrivata a me. Con questo è tutto. Troverete qua sotto nella descrizione tutti i miei riferimenti per venire a trovarmi sugli altri social, così come l'elenco dei libri di cui ho parlato. È tutto per oggi. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!